Squadisti Andrea Cesari, questa volta senza mezzo, gli hanno tolto i freni dietro, gli hanno tolto i freni davanti, gli hanno tolto i freni davanti e domani lo manderanno in pista alla mercé proprio dei salti. Andrea, ma perché tutti questi? Stanno cercando di eliminarti come pilota? Perché io uso troppo il freno davanti e non tocco mai quello dietro, quindi per abituarmi a usare il freno dietro mi tolgono quello davanti. Fantastico, come ragionamento non fa una piega. La pista la prende bene, si può fare. Vediamo. Grande Andrea, a domani. Grazie. Cosa ne pensi dei ragazzini? Penso che si sta facendo un buonissimo lavoro. Penso che sono migliorati molto, già in un solo giorno. E sembra che si stiano divertendo e che vado avanti così. Andrea, quanto sarebbe stato importante per te se avessi avuto la possibilità di poter avere delle accademie e dei corsi di questo tipo agli inizi della tua carriera? Vabbè, io ti dico che sono stato fortunato perché ho avuto come istruttore Nicola fin dall'inizio. Nicola Montalbini, stiamo riferendo al campione italiano, è uno dei più forti piloti d'Europa attualmente. Non ho avuto tanti problemi grazie a lui, mi diceva subito le tecniche da adottare, le tecniche migliori, quindi grazie a lui non ho avuto tanti, ho avuto problemi miei perché non riuscivo a fare quello come dovevo farlo bene, però sapevo già quello che dovevo fare grazie a lui. Senti, è l'anno prossimo che dovrai scarenare, buttare fuori il tuo istruttore alla prima curva, come la mettiamo? Sarà un po' il contrario, ci diamo dentro il massimo e vediamo come andrà. Perché ricordiamo che per l'anno prossimo c'è stata quasi la certezza dei regolamenti, quindi la QX2 che tu facevi perché correvi col KTM 505 è stata eliminata ed incorporata tutto in una QX1 Major, quindi una gara da 20 minuti più due giri. La QX2 è diventata aperta come la QX1, ma semplicemente di soli 15 minuti, come si faceva quest'anno. E quindi tutti presenti nella categoria maggiore, nella categoria regina, che è la QX1 con il tuo KTM 505. Sì. Andrea, bocca al lupo e ti aspettiamo domani per una dimostrazione di come guidare senza il freno anteriore. Grazie mille. Ciao. Grazie Andrea.